Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e finalmente sono riuscito a tornare all'interno di questo social. Sono tornato su YouTube dopo diversi giorni d'assenza, sicuramente avrete visto, ho provato in tutti i modi a portarvi dei contenuti, ho provato non mostrando il viso, non avendo una postazione, non avendo ancora la strumentazione adatta e il tempo sufficiente per stare in questa piattaforma, ma oggi riniziamo il percorso con un video bomba, un video sulle mie 5 entrate. Prima di continuare a vedere il video ricordati di iscriverti al canale YouTube, di cliccare il tasto like per far vedere l'algoritmo di YouTube che ci siamo anche noi su questo social. Questo vuole essere un video esplicativo, un video non del solito entrata 1, 2, 3, 4, 5. Voglio spiegare un po' come ho creato queste entrate e il tempo che ho impiegato per ottenere queste entrate. La prima entrata è senza dubbio lo stipendio ed è anche la motivazione per cui io mi sono trasferito a Bologna per lavorare. E ho impiegato diverso tempo, circa un anno e mezzo di concorsi vari, per riuscire ad ottenere questa tipologia di lavoro e questa tipologia di stipendio. Il trading sportivo. Beh, sicuramente mi conoscerete per il trading sportivo, perché se siete iscritti a questo canale, probabilmente siete iscritti a questo canale per il trading sportivo. È un percorso che sto portando avanti da circa 2 anni e mezzo, 3 ormai quasi 3 anni, e sta crescendo piano piano. Inizia ad essere un'entrata consistente, iniziano ad essere delle belle cifre a fine mese, quindi mi consentono di stare un po' più, diciamo, libero, un po' più tranquillo, dovendo anche pagare l'affitto. Come sapete, il trading sportivo è qualcosa di difficile, è qualcosa di non costante, come tutte le tipologie di trading, ci sono mesi che vanno bene, mesi che vanno meno bene, questo mese è andato veramente benissimo, quindi non posso che essere contento del risultato che stiamo ottenendo. La mia terza entrata è l'entrata da YouTube. Beh, facendo video per voi che mi guardate, ho delle piccole entrate da YouTube. Come vedete ho raggiunto i 2200 iscritti e sono contentissimissimo di questo. Nonostante io non abbia più pubblicato con costanza video, siamo riusciti a far comunque crescere la community e stanno anche crescendo lentamente i miei guadagni all'interno di questa piattaforma. Non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo che mi ero preposto a inizio dell'anno scorso, a inizio del 2020. Scusate, tra il 2020 e il 2021, insomma, inizio del 2021. Ma ci si stiamo avvicinando passo passo. Se non avete visto il mio video degli obiettivi, ve lo linko qua sotto, ve lo lascio qua sotto in descrizione, gli obiettivi di quest'anno. So che comunque sono partito con 2 o 3 mesi di ritardo, perché come avete capito il trasferimento a Bologna e tutto il resto mi ha tagliato letteralmente le gambe, non mi ha permesso di intraprendere un percorso lineare su YouTube, ma vedremo di tornare più forti di prima. E quindi questa è la mia terza entrata, che per ora non è molto impattante, assolutamente. Sono poche decine di euro al mese, quindi non sono assolutamente impattanti all'interno del mio portafoglio, all'interno proprio in generale delle mie entrate. Ma è un qualcosa su cui punto molto, anche perché YouTube è una piattaforma che ancora va molto e secondo me andrà molto per diverso tempo. È abbastanza scalabile questo percorso, quindi penso e spero soprattutto di riuscire a portare innanzitutto contenuti di qualità, riuscire a creare una community come stiamo creando e di riuscire ad aumentare i miei guadagni all'interno di questa piattaforma. Quarta entrata, decisamente più impattante, Hyperfund. Hyperfund, ho fatto tantissimi video ultimamente su Hyperfund, che è un progetto veramente interessante, un ecosistema Hypertech veramente enorme e mi sta dando tantissime soddisfazioni. Sto ottenendo diversi guadagni da questa piattaforma, da questo progetto e non posso che esserne assolutamente felice. Farò in futuro un altro video aggiornamento su Hyper, quindi mi raccomando rimanete connessi proprio su questo progetto. Ultima entrata impattante è il gruppo VIP di trading sportivo. Come sapete, per partecipare all'interno del gruppo VIP c'è da pagare una piccola somma che non è nient'altro che il tempo che mi occupa proprio lo stare dietro a tutte le partite, lo stare dietro al trading sportivo e farlo anche per qualcun altro. Beh, ovviamente farlo per se stessi non è come farlo anche per qualcun altro. Non dico che questo sia un disturbo, ma
necessariamente c'è del tempo utilizzato per creare una community nel gruppo VIP e cercare di mantenere questa community all'interno del gruppo VIP, mantenere sempre, diciamo, una costanza nelle win e nelle loss, quindi cercare di portare avanti un progetto lungo e duraturo. L'abbiamo sospeso momentaneamente, ma a breve lanceremo un piccolo progetto che durerà un mese e mezzo per gli europei, quindi mi raccomando, rimanete connessi. Beh, queste qui erano le mie 5 entrate. Queste 5 entrate mi permettono di vivere abbastanza agevolmente all'interno di una città, in una città come Bologna, che fidatevi è veramente veramente cara. Pago più di 500 euro d'affitto, pago diverse spese, spesso sono costretto a mangiare fuori, spesso sono costretto a comprarmi tutto da mangiare. A 23 anni, ragazzi, spendere 600-700 euro tutti i mesi, costantemente, non è facile e non è da tutti. Ci sono persone che alla mia età o studiano, per carità, un percorso lodevolissimo, oppure non riescono a trovare lavoro o non riescono ad andare avanti con i pochi soldi che ottengono dal lavoro. Spesso sono costretti a rimanere all'interno della casa dei genitori, quindi non posso essere che soddisfatto del percorso che sto intraprendendo. Bene, io con questo video vi saluto, spero di non avervi annoiato, ma volevo farvi fare un po' i cavoli miei, e quindi ci vediamo direttamente al prossimo video. Grazie a tutti, mi raccomando, lasciate un like, un commento e aiutate il canale a crescere. Ciao a tutti!